A me questo pare Caravaggio. Sì, vabbè, Caravaggio, dai. Non sbaglia, signorina? Penelope. E la natività? Sembra vero. È vero. Lo cercano da anni, ma non lo troveranno mai. Tutte le mattine, quando mi sveglio, la prima cosa che faccio, vengo qua e mi guardo questo quadro. E sapete perché? È una domanda retorica. Fatti. Mi piace pensare che un tempo in Italia c'è stata gente come questa, come Garibaldi, Giuseppe Verdi, Roberto Baggio. E invece adesso guardatevi intorno, case brutte, gente vestita male, idioti che imbrattano muri del 300 con la loro vernice. Non siete mica dei writer? No, no, non siamo dei writer. Mm. Senta, signor Briganti, no, noi... No, no, Carlito, per gli amici. Ma come cazzo stai vestito? No, Carlito, è che io... Carlito, per gli amici, ho detto. Non mi sta sempre attaccato, fammi respirare, mezzo metro più là. Ah, ma cosa vuoi che faccia? Non ti preoccupare. E ha detto Carlito. E l'ho rimproverata, fatti là. Allora, ma perché state in piedi? Accomodiamoci. Allora, quest'uovo doveva essere portato a Torre del Greco. Le persone che si erano prese l'impegno di farlo all'ultimo momento si sono tirate indietro. Scusi, io però non ho ancora capito perché ci ha chiamato qui. Ve lo sto spiegando. Voi adesso prenderete quest'uovo, lo metterete con cautela nel vostro cesso di macchina e lo porterete dal punto A, Torino, Villa Carlito, al punto B, Pescheria, Esposito, Torre del Greco. Partirete subito e non vi fermerete mai. Lì c'è una persona che vi aspetta entro mezzanotte. A Torre del Greco? Ma l'ho detto più volte. Villa Carlito, Torre del Greco. Hai sbattuto la testa a terra da piccolo. Scusi, scusi, qua dietro. Ma che cosa c'è dentro? È un uovo, c'è stata la sorpresa. Ovviamente affinché la sorpresa rimanga tale è necessario che l'uovo resti integro. Se si scassa l'uovo, chi si scassa la capa? La prossima stagione si prospetta molto ricca per il cinema italiano. Ecco per voi alcuni titoli in arrivo dopo l'uscita dei film di genere come Lo chiamavano Gigrobò o Veloce come il vento, che ci hanno ridato un po' di speranza. Arriverà a novembre Falchi, diretto da Tony D'Angelo con Fortunato Cerlino, cioè Pietro Sevastano di Gomorra, che però questa volta sarà dalla parte della legge. Il film parla appunto di Falchi, della famosa squadra mobile di Napoli, che devono affrontare una nuova organizzazione criminale. Tante e intense le scene d'azione, atmosfere realistiche, stile Gomorra sullo sfondo di una Napoli dalle tinte fosche. Ancora prima vedremo al cinema anche la nuova opera di Michele Placido, con protagoniste Ambra Angiolini, Cristina Capotondi, Fiorella Mannoia, Maria Nazionale, Violante Placido e Ottavia Piccolo. Si tratta di un profondo ritratto socioculturale con 11 valide attrici che sono lavoratrici della stessa azienda tessile, ma molto diverse tra di loro, e sono chiamate a decidere se accettare o meno nuove condizioni lavorative per conto di tutte le donne che lavorano nella fabbrica. Poi, a ottobre dovrebbe arrivare al cinema il nuovo film di Rowan Johnson, intitolato Piuma, che narra la storia di due ragazzi interpretati da Luigi Fedele e Blue Yoshimi. Una gravidanza in attesa e il mondo che inizia ad andare contro mano. Devono scontrarsi con la famiglia, la scuola, i fatidici esami di maturità, gli amici, che sì, li capiscono, però devono partire per il viaggio organizzato dopo gli esami, quindi insomma c'è altro a cui pensare, e il lavoro, che non c'è. Sempre sul tema famiglia, ma con toni completamente diversi, e cioè di una commedia leggera, il nuovo film di Riccardo Milani, Mamma o Papà, con protagonisti i bravissimi Paola Cortellesi e Antonio Albanese, che sono una coppia in fase di divorzio e, contrariamente alle aspettative, nessuno dei due ha proprio voglia di combattere per la custodia dei figli, anzi. Nel 2017 poi arriverà anche il nuovo film di Checco Zalone e anche quello per i fan degli youtubers napoletani, il tanto atteso The Jackal, addio fottuti musi verdi. Le trame di entrambi i film sono ancora top secret, però vi terrò aggiornati ovviamente. Fatemi sapere nei commenti sotto quale di questi film vi ispira di più. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!